Beh, a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere delle nostre nuove cover arrivate da poco. Per sì. Birillo. Allora, andiamo a farvi vedere queste cover fatte in pelle, scamosciata, diversi tipi di pelli, fatte da un conciatore di pelle, si chiama Antonio Castello. Andate a vedere su Facebook Antonio Castello e a vedere tutti i tipi di cover che fa per le box, per le Pico, per la Just Fog, la Pico Squeeze, questa è la Pico 75 che non ce l'abbiamo, no, la Pico 25 che è un po' più grossa. Comunque abbiamo questi quattro, ora andiamo a farvi vedere da vicino, a tirare qualche conclusione su queste belli copri box in pelle e a farvi vedere come si può adoperare. Eccoci qua a farvi vedere da vicino queste cover per le box, per la Picchetto Squeeze, la Just Fog, la Pico. Sono fatte bene, hanno una cucitura a lato che li lega bene, poi più la tieni la box più piglia la forma. Ora sono nuove, comunque entra bene la box dentro, si toglie bene, viene via bene, e la cosa bella che ha sono questi lacetti che te la puoi mettere al collo e te la porti in giro con il rischio che non la dimentichi da qualche parte, te la scordi in macchina quando scendi, ce l'hai sempre al collo quando vuoi fare il tiro, ce l'hai subito lì a portata di mano. La fattura è fatta benissimo, la cucitura è fatta bene, non c'è niente da dire, è fatta bene anche per la Q16, ci sta bene dentro con la sua cordellina bella leggera. Questa qua è una sigaretta molto entry level che te la porti via quando vuoi fare due tirate, che dire, niente, tutto fatto molto bene, sono belle cucite, hanno un fermo sotto per via che non scappa la box, diciamo è bella leggerina anche da sola il copri box, perfette con tutti i suoi spazi per la ricarica, per lo schermo, per il tasto di fire, fatte benissimo. Allora, ora andiamo a tirare qualche conclusione e a dopo. Eccoci arrivati alle conclusioni finali di questo video. Che dire di queste cover qua? Sono fatte bene, le consigliamo. Belle morbide, belle comode, portatili perché te la leghi al collo. Ti copre anche bene la box perché se ti dovesse cadere un po' ripara. E la ripara anche per l'usura durante al giorno quando la sgraffi, invece così rimane protetta. È vero. Poi per la Picchetto così, tanta roba. Ci sta bene, legata bene, c'ha il suo anello che non fa uscire la box da sotto fisso, non si apre questo, non è che lo tiri via. Allora, se volete trovare queste box andate sul profilo di queste copri box, sul profilo di Antonio Castello su Facebook, e potete vedere un sacco di cover per tutti i tipi di box. Lui le fa proprio su misura, è un artigiano a mano, è un artista della pelle praticamente. Lui riesce a modellare la pelle su qualsiasi tipo di box. Se vi interessano un copri box per la vostra box, la potete trovare da lui, Antonio Castello, ricordiamo, andate su Facebook e lo trovate. Allora, da Taverna dello Swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo il canale su Instagram e su Facebook, veniteci a trovare. Ciao.